Pietra bianca, questo qui col quarzo, dove la va a prendere? Dietro da Belvedere, là, Sul sotto, monte? vado su dall'altra parte, da Gabba, vicino Poretta, vicino Ma Gaggio qui non ce Montano. n'è, in Cervarola non ce n'è? Una volta si andava in giro nei fiumi, nello scoglio, se ne trovava qualche sasso, però sono mezzo scoglio e dopo non va bene. Invece quella è una pietra sanissima, quella è tutta pietra, quella lì, dentro a quelle cassette qua. Ah, Questa qua è tutta qui. ma Questa un tesoro questo. qui è un Ah, tesoro, ma dove davvero. cercare a trovare la pietra lì? Poi c'è anche un altro Poi discorso. c'è nulla in cima al pozzo che c'è un patrimonio. Perché lo metto fuori, che gela e col sole si cosa anche lì. E dopo, quando devo fare le tigelle, io l'autunno, quando secco le castagne, le metto qua. Qua Tu sopra la dovresti, caldaia che si si scaldano, si calcola dovresti con. E e le adopero adesso. qualche ragazzo, un E altro la terra contadino. è un altro elemento, vede? La terra, faccio lo stesso lavoro che faccio quella là. È tutta tritata, però con la terra faccio prima. E Poi dopo che viene terra è? malettata tutto, E vede? che terra è quella lì? È terra apposta per fare le tigelle. Ma dove? Prima avevo trovato dalla terra che si rompevano tutte. Ma la compri o la trovi in natura quella lì? No, l'ho trovata in natura, mi è venuta cara, ma l'ho trovata forza di dare. E da dove viene quella lì? Viene da Trentino. Da Trentino. Ce l'ho Infatti qua, vedi? Trentino dicevano Qui si vede la che. pura terra Vedi che è che legato alla la località sono lì, no? andato a Da zappare Trentino. io, poi l'ho portata a casa. Ma come hai fatto, scusami Lino, a capire che era quella giusta? Forza di adoperarne, c'ho ancora delle tigelle io che avevo fatto, ce ne avrò ancora di 100, erano andate fino a Firenze, mi è toccato di ridargliele tutte. Perché si erano rovinate, si erano Cioè, si rotte. E doveva sbriciolavano. essere quella partita che hai fatto anche a me. No, mica per niente, ma è Allora, sai, vero. Io, perimettavo la terra, allora, una io qui, una le ho lì, una lì. regalate e qualcuno mi ha detto, però le ho usate come hai detto tu, sotto, no? Per metterci sopra il tegame. Però si sono rotte. Allora, te sarà stato il viaggio, ho detto io, No, ma non no, era è il viaggio. proprio la terra ieri. Ma per Era la terra. riconoscere la Vuoi terra. scommettere che quelle da adesso non si rompano? Insomma, ne darai un paio, dopo vedo. Ne avrò fatte 1000 e le ho buttate via due carriole piene. Sì, che pensa a te? Dopo le ho regalate tutte. Vedi qua, come faccio io? Con questo martelletto io le batto tutto così e via. Qui dopo la vallo, che ho valvolata. Questa è la preda e quell'altra lì è la terra, quella nera che abbiamo visto là. Faccio uguale, però con quella si fa prima, invece questa è la terza volta che la passo. Ho La passa e la ribatte. fatto tutto questo, da stamattina. Che pensi quanto guadagni? Comunque quel sistema lì è inalterato nel tempo, non, è sempre così che si faceva e si fa come una Si volta. faceva e E si si fa. fa. È uguale. Vede? Questo poi è un angolo fine, però si trita bene perché si è Sottile. stagionata prima. Poi dopo l'ho messa al caldo e si trita abbastanza bene. Però se non si picchia piano, salta via. Vede? Infatti c'ho anche gli occhiali lì perché Mettiti anche a metterli. Senti. vibravano la mia dottoressa che mi fa gli occhi, sono stato operato agli occhi, mi dice te devi smettere di fare quei lavori. Io poi devi smettere di seccare le castagne è ancora peggio che a fare questo. Per il fumo, Per il fumo e quando le pesto e la polvere. quando le vado a girare è un guaio. Andare piano piano, non avrei fretta perché sono venuto qua dei giorni che era anche freddo, accendevo il fuoco lì. L'avevo preparato, dico, se è freddo accendo il fuoco. Hai già fatto? Ok, va bene, grazie. Se è abbastanza, se Sì, no lo sì, sì, faccio sì, sì. ancora. Sì.
così, avete visto il sasso, e come faccio? E la terra faccio uguale, però è un po' diversa perché la terra si rompe meglio. Ma in maniera bisogna ripassarla due o tre volte per farla fine, anche quella. E il vaglio è sempre quello o è più fine quello della terra? Il vaglio è sempre, sempre quello. Sempre lui? Sempre quello. Una volta addirittura non la valavano neanche, però venivano dei sassini troppo grossi e dopo le tigelle magari si rompono perché cioè, il sasso non regge, però dentro è bianco. È quarzo, vedi che c'è del quarzo, quarzo dentro. Adesso vallo questo perché sennò mi torno in mezzo tutto. C'è qualcuno ancora che le fa, che è stata una cosa tramandata a parte te, c'è qualcuno a Trentino, eh? Che le fa? Sì, quello che ha dato la tenda, ma lui le fa per sé. Lui le fa per sé e basta. Il soffio di una volta. Le fanno quasi tutti, le fanno per sé e basta. Si fa così e quello che non va giù bisogna ritritarlo. Ah, vedi? E la terra faccio uguale. Prendere l'acqua calda, lo facciamo qua? No, no, andiamo in casa che c'è più caldo. Poi c'ho il tagliere là, Basta che non avete paura in casa, no, perché noi siamo come possiamo. Fino là, Tutta piena, e quindi la lascia qua d'inverno ed estate. Inverno ed estate, poi dopo la prendo da lì e la porto là. E quella laggiù invece non l'ho portata a casa, è lì, però la passo prima qua, 2 o 3 anni o 4. Poi addirittura, quindi proprio che si apre per bene. Che si... Quando la prendo lì e la metto là in cima, vedi, guarda. Bello fatto così, anche bello simpatico con me. Mi sono usato per la ricetta. Diciamo del turismo, quindi c'era semplicemente la agricoltura.